Ciao a tutti ragazzi, benvenuti su MathBMX. Oggi farò uno speciale 703 iscritti. Vi ringrazio tutti per il vostro supporto e con questo video vi mostrerò i miei primi trick e qualche clip divertente di quando ho appena iniziato a girare. E che dire, spero che vi piaccia e vi dico una cosa importante. Sigla. Eccoci qua di nuovo e dunque, come ho detto, adesso vi farò vedere qualche clip e qualche foto mia di quando andavo in BMX, anzi, in realtà vado ancora in BMX, di quando ho iniziato ad andare in BMX, vi racconto un po' alcune cose che mi sono successe nell'arco della mia vita, una cosa che vi faccio vedere adesso. Praticamente questa qui, in realtà quella della Decathlon ancora non la trovo, però questa foto qua praticamente ritrae la mia prima BMX, tralasciate il telaio subrosa che praticamente è stata la prima cosa che ho cambiato, però tutti i pezzi, tranne anche la sella e i pedali, in realtà comunque tutto il resto era nera e blu ed era una BMX della Decathlon. Tra l'altro, ora che la guardo, che la sto guardando con voi, anni fa, quando si iniziava, andava di moda mettere le manopole, come vedete qua, di colore diverso. E tra l'altro questo telaio qua è una geometria che è veramente stranissima, è veramente molto basso. Ecco, invece adesso il mio primo 180, guardiamoli insieme. E vabbè, ormai. Tra qua eravamo al portello. Vabbè. Mamma mia, che cosa brutta. Che cosa brutta. È incredibile perché adesso lo faccio veramente con una semplicità, se trick, però mi ricordo quante volte l'ho provato per riuscire a farlo. Questo qua invece è praticamente il mozzo della Decathlon, nel senso che io avevo appena messo i peg, mi ricordo, era lo skatepark di Savona, in via Tolstoi, e praticamente ve lo giuro, ve l'assicuro, lo prometto su quello che volete voi, avevo appena messo i peg, stavo facendo un po' di feeble, ho detto vabbè, proviamo anche Smith. Lì c'è un murettino che non scivola nulla, ho detto proviamo un po' a fare Smith. Vi assicuro, ne ho fatti 4, 4 di numero e al quarto sento qualcosa di molle, dico ma che cos'è che è? Morale, smollo il peg e mi rimane in mano l'asse con tutte le sferette che vanno in giro. E avevo cambiato la ruota dietro qua, avevo cambiato anche la forcella. Ok, poi vi faccio vedere questo qua che sembra Gesù Cristo, cioè ragazzi, sembra veramente che mi abbiano impilato sulla croce. Mi fa male solo a vederlo. Praticamente cosa è successo? Che sono andato al portello, non so se avete presente quando c'è muretto, gap, muretto. Io quello che ho fatto è stato provare a fare da muretto a muretto, saltando il gap in mezzo. Ed è una stupidata pazzesca. Cosa è successo? Che a un certo punto, quando lo stavo facendo, ho detto vabbè, proviamo ad andare un po' più forte. Minchia, ragazzi, l'ho fatto. Sono andato talmente corto, non so come, che praticamente mi sono buttato in avanti a velocità supersonica. Sono rotolato 3, 4, 5 volte e poi mi sono sfracellato le mani, ovviamente, per terra. Non era neanche l'asfalto, era quello con i tassellini, quindi era ancora peggio. Il primo trick che tutti imparano è bunny hop, ovviamente. E sì, è stato anche il mio primo trick, però in realtà mi veniva un pochettino male all'inizio, quindi io a un certo punto mi ero anche arrabbiato di fare bunny hop e provo sempre peg manual, che è un trick che adesso faccio spesso e tutti rimangono come a bocca aperta, nel senso che è un trick veramente, ragazzi, facilissimo e anche molto divertente. Tant'è che mi ricordo che questa foto qua, questo video qua l'ho fatto quando era tipo carnevale, ho detto ciao, mi metto la maschera e faccio il pirla. Infatti vi faccio vedere un attimo e questo video è del 2009, quindi io già 6 anni fa facevo peg manual. Vabbè, proprio come renderci ridicoli. Cioè, ragazzi, quanto sono grosso, cioè, tanta roba. Qua quando provo uno smanual, che non lo sapevo fare e tuttora non lo so fare, veramente Dai, schifo. però. Dai, però. Oh, cos'è successo? Tra l'altro, ragazzi, guardate che stile che avevo quando andavo in BMX nel 2010, quindi ben 7 anni fa, ragazzi. Questo stile spaccava di brutto, guardate.
Mica il cappellino, Babbo Natale, porca troia. Tra l'altro anche sbagliato. Però vabbè. Ragazzi, questo stile è ineguagliabile, non ce l'ha nessuno. Questo qui era diciamo, la mia prima moto seria, perché prima ho avuto un'altra moto che faceva un pochettino schifo. Era un 4 tempi, 125, poi in realtà l'ho cambiata e mi sono preso questa qua che è lo Husqvarna. Faccio vedere un video. Mamma quanto scannava, ragazzi, quanti ricordi. Tra l'altro mi ricordo che la mia ragazza si è incazzata come una bestia, perché questa moto qua è un due tempi, quindi va sia benzina che olio. Qua è successo, la mia ragazza si è messa una maglietta bianca, io non l'ho avvisata, e morale quando è tornata a casa, tipo mi ha mandato un messaggio molto incazzato dicendo: "Mi guarda che mi hai rovinato la maglietta, tutta piena di punti neri, no?" Che bella. E quindi se voi avete un due tempi, che magari qualcuno che mi segue ha uno Husqvarna o comunque un moto da due tempi, se vi arriva l'olio sulla maglietta è da buttare, non ce n'è. Cioè, mi ricordo che lei era affezionata a questa maglietta e mi fa appunto: "Oh, mio nonno ha provato di tutto, ha provato anche con la candeggina, niente, non andava via." E poi per citare un'altra, mi ricordo che un paio di anni fa siamo andati tipo in corso Sempione a fare un aperitivo io e un'amica. Faccio, lei scende tipo vestita chiara, le faccio: "No, senti, vai a metterti una maglietta scura o qualcosa di là, perché non vorrei rovinarti la maglietta." Quindi lei sale, scende, morale, si era vestita poi scura alla fine, ma aveva su le Hogan, si chiamano, mi sembra, quelle scarpe che costano un macello di soldi. Mica arriva a casa dopo l'aperitivo, mi scrive, mi fa: "Tu hai quella tua moto di merda." Praticamente non so come le è arrivato grasso sulla scarpa, ragazzi. È stata la prima e ultima volta che sono uscito con lei in moto. Qua, ragazzi, guardate, eh. Tra l'altro non era neanche una netta la moto, cioè un lotto tipo mi sembra sui 9.000-10.000 giri quando può arrivare a 12.000 e passa. Boh, che dire, veramente sia le moto che le BMX sono delle cose fighissime. Spero che vi sia piaciuto e vi ringrazio ancora per il vostro supporto e buona serata. Bella!